Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Voglia di Spezia. Siamo a pochi giorni dal match con il Cosenza, reduci dalla sconfitta amara di Ascoli. Spezia nel limbo della classifica, servirà una vittoria per tornare all'interno della zona playoff. Parleremo di questo come sempre insieme a Enrico Lazzari. Ciao Enrico. Buonasera a tutti. E quindi abbiamo il piacere di avere con noi il regista delle Aquile, Matteo Ricci. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Ricordiamo i riferimenti per inviarci un messaggio, una mail oppure dialogare con noi attraverso Facebook, un sms al 331 70 70 002, oppure mandandoci una mail a diretta@teleliguriasud.it, altrimenti ci scrivete sul nostro gruppo Voglia di Spezia su Facebook. Enrico, torniamo ad Ascoli brevemente, una partita fondamentalmente solita partita dello Spezia in trasferta, dove uno Spezia non demerita assolutamente. Ascoli prende gol nei momenti peggiori, ovvero all'inizio del primo tempo e all'inizio della ripresa. Meriterebbe, per come gioca, il pareggio sfiorato e sbagliato da Okereke, e poi alla fine arriva il 3-1 anche con il caso Bidawi troppo nervoso. Poi parleremo anche delle tre giornate date a lui dal giudice sportivo. Il solito Spezia da trasferta, un po' come a Salerno, che non merita di perdere ma alla fine perde. Non lo vorremmo vedere, credo che per primi loro, quelli che giocano, i ragazzi, il mister, vorremmo vedere anche lo Spezia di fuori casa riuscire a fare risultati come fa al Picco. La sconfitta con il Pescara è stato un episodio, al Picco poi per il resto, a parte il pareggio con il Foggia, sono sempre state vittorie. E se la squadra fa così bene in casa, ci aspettiamo che faccia meglio fuori casa. Probabilmente dal punto di vista del gioco si sono viste partite buone anche fuori casa, soprattutto nell'ultimo periodo. Lo diceva anche Marino nell'ultima conferenza stampa, quando a mia domanda ha detto ma no, fuori casa stiamo migliorando, però è ovvio che bisogna migliorare ancora quegli aspetti che sono in questo momento decisivi, che soprattutto dipendono molto dal soprattutto dal prendere il gol nel momento meno opportuno, no? Era successo a Salerno un gol nei primi minuti, 12-13 minuti dall'inizio, è risuccesso di nuovo a Ascoli ancora prima, ed è ovvio che quando tu parti sotto poi i problemi ci sono, perché inevitabilmente un po' il fianco agli avversari lo mostri, perché sei costretto ad andare a ricercare il pareggio. Ed è tutto poi difficile, soprattutto se, come succede a Ascoli, poi sbagli nel corso del primo tempo le opportunità per comunque pareggiare, perché ci sono state, e apri la ripresa prendendo un gol, è vero, bravo Cabillon, tutto quello che vuoi, però prendi un gol che sembra ancora colpa di una cattiva concentrazione al rientro in campo, no? Perché Capradossi sbaglia magari il rinvio, lo fa troppo corto e succede che magari prendi il secondo gol. A questo punto però la partita è cambiata completamente. È vero, è stata l'espulsione, ma lo Spezia va già in mano alla partita a fine primo tempo. Credo che sia stata una conseguenza al fatto che ovviamente l'Ascoli in uno in meno si sia abbia arretrato ancora di più, ma lo Spezia lo ha sofferto tanto, l'Ascoli lo ha sofferto perché Okereke ha cominciato a essere più incisivo, a entrare nelle maglie della difesa, ci è entrato per due volte, una volta ha segnato, una volta ha sfiorato il gol, ci sono state altre situazioni favorevoli. Poi è ovvio che c'è stata la situazione di Bidawi, una situazione in cui bisogna provare, cercare a non cadere, soprattutto nel momento in cui l'arbitro ha già espulso un giocatore di casa,
e come sappiamo, insomma, anche involontariamente nell'anima dell'arbitro, nel cervello dell'arbitro c'è, beh, sono 10 loro, non è che devo essere così fiscale, cioè posso essere più fiscale con gli altri, e quindi il cartellino Abidawi ci sta da questo punto di vista, anche se in realtà non sembra così grave quello che Abidawi fa. E le però tre, Enrico, un le po' tre come... giornate di sì. squalifica sono conseguenti a quello che l'arbitro scrive, se scrive che ha dato un pugno nello stomaco. Enrico, però diciamo così, il leitmotiv purtroppo è sempre il solito: a Salerno è successo a Bartolomei, qui succede a Abidawi, uno Spezia che gioca bene, concretizza molto meno di quello che crea e poi perde in trasferta. Sì, questa è la realtà dei fatti. Questo stiamo cercando. Lo stiamo analizzando, ne stavo parlando, però non mettiamo adesso le espulsioni come... Perché io credo che sì, è vero, ci sia stato un po' di... A Salerno sicuramente Bartolomei si è fatto prendere un pochino dall'agitazione, dal nervosismo, questo applauso all'arbitro, sicuramente è da condannare, non ci sta. Lo stesso, la reazione di Abidawi, grossa o piccola che sia, è comunque una reazione ad una trattenuta nella quale poteva tranquillamente fare il contrario, cioè buttarsi lui e far vedere che l'avversario lo stava trattenendo, no? Cioè bisogna essere anche un po' più intelligenti, quello che anche lo stesso direttore generale Angelozzi ha detto nell'intervista del lunedì, ha detto bisogna essere più furbi perché stiamo dimostrando di essere meno furbi talvolta degli avversari, e come si sa in un campionato di B dove ci sono tante squadre anche che cercano questi espedienti qua per metterti in difficoltà, perché magari dal punto di vista tecnico si sentono inferiori o comunque cercano di ottenere, di trovare tutte le situazioni per metterti in difficoltà, ti provocano anche in questo modo. Quindi io scinderei un po' il discorso della difficoltà ad andare in rete, che è una cosa che lo vediamo, soprattutto fuori casa lo vediamo tutti, la difficoltà fuori casa sicuramente in certi frangenti prendere gol in situazioni che magari dovremmo starci più attenti, però le espulsioni le scinderei, perché ci sono squadre che hanno preso 5, 6, 7 espulsioni, lo Spezia ne ha prese solo 2 in una situazione del genere, quindi non ne farei un problema espulsioni. Certo, bisogna essere più intelligenti, ripeto, prendo ancora una volta quello che ha detto Angelozzi come stimolo anche per la squadra, per i giocatori stessi, bisogna essere intelligenti in certi momenti della partita, farsi trovare più pronti da questo punto di vista anche dalla malizia rispetto agli avversari. Ricci, tornando alla partita con l'Ascoli, che cosa avete sbagliato per non arrivare al risultato? Qual è stato l'errore più grande che avete commesso in campo? Ma sicuramente entrare in campo dopo 2 minuti, subire gol e poi riprenderlo appena rientra il secondo tempo è comunque una situazione difficile. Ce l'abbiamo messa tutta per rientrare in partita, perché poi le partite durano 90 minuti e la partita si stava anche mettendo nei binari a noi favorevoli. Quindi, come ha detto anche il collega, alla fine dobbiamo essere anche un po' più furbi, perché la partita ritornava ai nostri binari, dovevamo continuare a spingere sull'acceleratore. E poi non siamo riusciti a pareggiarla, quindi siamo molto arrabbiati per questa sconfitta, perché alla fine è meritata. Guarda, inquadrate un po' Lazzari, inquadratelo un po', no? Guardatelo un po'. Oh, Enrico, guardate che faccia contenta che ha. Ti ha dato del collega. Enrico. No, il collega tuo. Ho capito male, vedi. Hai visto Enrico? Io non sono sicuramente il suo collega dal punto di vista calcistico. Matteo. Andiamo con i messaggi da casa. Non è possibile che si possano buttare le ortiche e punti che alla fine saranno purtroppo da rimpiangere. Non è la prima volta che un giocatore riesce a sperperare quanto di buono la squadra stava provando a fare. Ci deve essere, a mio avviso, dice Fiorenzo, la consapevolezza che un gesto del genere danneggia tutta la squadra, e mi auguro che oltre alle 3 giornate di squalifica ci sia un intervento, dice, pesante anche da parte della società. Credo che 3 giornate comunque sono tante, di certo Enrico è un gesto per l'etica complessiva dello Spezia Calcio che è bene evitare per ottenere questo, i risultati importanti. Allora Gianluca, io credo che... Allora, la reazione, il comportamento verso l'arbitro, tutte queste espulsioni qua, ogni società ha un tariffario, cioè ti becchi questo, cioè loro lo sanno già,
se fanno un'espulsione del genere, dico bene? Lo sapete già. Quanto venite puntati. Quindi c'è una multa. Ecco il problema. Sembra in genere il 5% lordo dello stipendio, non mi ricordo adesso. Non sono multe poco, da poco. Quindi, questo che voglio dire, quello che voglio dire è che quindi loro sono i primi a saperlo. Però ci sono delle situazioni in cui magari, io ti dico la verità sacrosanta, anche rivedendo le immagini mille volte, normalmente una situazione del genere, se fossimo stati in una situazione di parità numerica in campo, queste sbracciate in area di rigore che succedono spesso, te mi trattieni un quarto d'ora, io mi sbraccio, ti do anche una mezza gomitata, così, però l'arbitro ferma il gioco, prende tutti e due, tira fuori due cartellini gialli e ricominciamo a giocare dicendo la prossima volta vi sbatto fuori tutti e due. Perché questa volta è sembrata come la compensazione del va bene, loro sono in inferiorità numerica, tu hai fatto la reazione, non l'ho vista, ma il guardialine mi dice qualcosa, mi dice che è successo così, io non punisco nemmeno chi ti ha trattenuto, punisco solo te col rosso. Però bisognerebbe evitare. Ma no, ma siamo d'accordo, però ti ripeto, non è stata né un pugno in faccia, come si diceva all'inizio, perché il giocatore è troiano, fa finta di essere colpito in faccia. La cosa peggiore è quando i giocatori fanno finta. Però Enrico, fatto sta che è un episodio che ha tagliato le gambe definitivamente alla squadra. Ma quello può darsi, però se eravamo poi 10 contro 10 potevamo pareggiarla lo stesso. Lo Spezia ha rischiato di pareggiarla lo stesso, poi c'è stato il gol finale, 3 minuti dalla fine del recupero, però non diciamo che lì sono finite le speranze, perché lo Spezia ha continuato. Nel secondo tempo l'Ascoli è venuto fuori 2 volte dalla propria metà campo. In una ha segnato il gol del 2-0, nell'altra ha segnato il gol del 3-1. Cioè, credo che questo sia evidente, a prescindere dal 10 contro 11 o 10 contro 10. È ovvio che se giocavamo fino alla fine in uno in più, c'era molte più possibilità di riuscire a pareggiare la gara. Secondo me, se Okere, che al 28esimo, una roba del genere, avesse pareggiato, noi vincevamo la partita. Un gol davvero clamoroso. Gerlando ti scrive... ciao Matteo, mister Marino crede molto in te, lo stai ripagando crescendo ad ogni partita, continua così, arriverai lontano con la maglia dello Spezia. Lo ringrazio, mi fa piacere questo che scrive, cerco di impegnarmi al massimo ogni partita e seguire quello che mi dice il mister. Sono contento per come mi sto trovando col mister e con i compagni e con tutti i tifosi. Tu sei stato spesso e volentieri in Piazza Calde del Sud, no? A Crotone. Con Juric, mio fratello quello. Ah, ho sbagliato. Sei stato comunque a Salerno. Occhio perché sono gemelli. Sei stato a Salerno l'anno scorso, sì. Dove fondamentalmente c'era un ambiente molto caldo, ma come è nato l'approccio con lo Spezia quest'estate? L'approccio con lo Spezia è nato dal fatto che il direttore mi conosceva perché aveva avuto anche mio fratello a Sassuolo. Quindi mi ha voluto qua a Spezia insieme al mister e io ero contento di accettare questo nuovo progetto e sono venuto molto, molto volentieri, molto carico e speriamo spero di ripagare la fiducia del direttore e del mister e di fare un grande percorso insieme. A proposito di tuo fratello, vediamo una foto insieme. Prima della sfida tra Spezia e Benevento avete segnato tutte e due, cosa vi siete detti alla fine della partita, dopo questo gol in coppia? No, a fine partita mi ricordo ancora che lo volevo salutare, ma in campo neanche si è degnato di... ci ha detto no, ci vediamo dopo, era arrabbiato perché avevano perso. Ah, e vabbè, ci sta. Ci siamo visti dopo il parcheggio, abbiamo un po' commentato, eravamo un po' abbattuti perché era un periodo per loro un po' buio. Foto credo che sia prima della partita, questa prima, ovviamente, sì. Io ero molto contento perché per noi era stata una grande partita, penso una delle migliori che abbiamo fatto, quindi eravamo un po' gli umori un po' contrapposti. Allora, in settimana Enrico ha parlato il direttore Angelozzi, ha detto cose importanti da approfondire e commentare qui in studio. Andiamo a sentire un primo estratto per poi parlarne insieme. Siamo entrati in campo, mi sembrava di essere ritornato 2 mesi prima, con un approccio non giusto come è stato nelle ultime settimane. È stata una partita che
loro sono stati furbi, quelli dell'Ascoli, gli hanno permesso di essere furbi. Abbiamo trovato una squadra che sono stati furbi, gli hanno permesso, pazienza, però non dobbiamo, se noi troviamo gli alibi non troviamo il percorso, vuol dire che non abbiamo la mentalità giusta, la filosofia giusta, per cui degli arbitri non bisogna parlare. Sbagliano loro, sbagliamo pure noi il gol, se non sbagliavamo il gol magari non stavamo qui a parlare, cioè io l'arbitro non lo voglio lasciare stare, perché pure la squadra, faccio un esempio, abbiamo fatto due errori, due leggerezze, una a Salerno con Bartolomei e siamo rimasti in 10, sabato abbiamo fatto un altro errore, Bidoui è stato provocato, è cascato alla provocazione, per cui fa parte del gioco, ognuno usa le armi che ha, loro avevano quelle armi e l'hanno usato, noi siamo stati ingenui, noi dobbiamo migliorare sull'ingenuità, questo è, per cui gli arbitri non voglio, né l'allenatore né i giocatori devono stare tranquilli, che dobbiamo pensare a lavorare, se lavoriamo e lavoriamo bene e ci impegniamo, ci possiamo togliere soddisfazione. Se cominciamo a trovare alibi non va bene. A proposito di arbitri, Gabriella ci scrive: sono a livello della Lega del CONI e delle varie federazioni in stato confusionale, al di là degli arbitri non ne vuol parlare neanche Angelozzi, però noi torniamo ad Ascoli, poi risentiamo la seconda parte di Angelozzi, che c'era di fatto un rigore, c'era anche un rigore, è vero, sì, fallo di mano. Molto probabilmente c'era il rigore. Fallo probabilmente sul primo gol, fallo su Gianni. Okay. Prima della... No, ma è giusto. Angelozzi essere... dice che non ne vuol parlare. No, ma i giocatori non ne parlano, l'allenatore non ne parla, i giornalisti ne possono parlare quanto gli pare. Cioè, giustamente. È giusto, no, a parte gli scherzi adesso. Tornando seri, è giusto che la squadra non si appiglia all'arbitro. Però nell'ultimo periodo sono state due o tre partite in cui abbiamo subito dei torti arbitrali, è giusto dirlo. Quando non li subisci e perdi, te ne vieni a casa, stai zitto. Però se subisci due o tre torti in una partita, poi alla fine, almeno dal punto di vista della stampa, ne parliamo. Lui non ne può parlare perché... l'abbiamo rivista le partite. Non ti voglio mettere in difficoltà, però... Il fallo su Galabino... Non vedere la televisione o dalla tribuna, potete vederlo in campo. Sì. Il fallo su Galabinov, quello che è contro il Foggia, quello è rosso, era doppia ammunizione. Ascoli, sì, siamo arrabbiati anche per come siamo stati un po' trattati, perché alla fine loro sono stati, ha detto bene il direttore, sono stati furbi e l'arbitro gli ha concesso tutto e noi siamo un po' cascati nella loro trappola, quindi dobbiamo solamente crescere da queste partite. Andiamo a sentire la seconda parte, no, prima le stelline di Lazzari, che i followers sono lì che vogliono scoprire le stelline di Enrico Lazzari, poi torniamo a sentire Angelozzi. Difesa, centrocampo, attacca allenatore, vai, mandiamolo in onda. Beh, la sconfitta chiaramente porta, insomma, al di là della prestazione, che non è stata certo male, insomma, viene valutato sia la difesa che il centrocampo, questa volta sono insufficienti, l'attacco pure... L'allenatore prende qualcosa di più, però insomma, diciamo che questa volta è stata penalizzata la squadra dalle votazioni più di quello che forse si è visto in campo, ma è vero anche che ci sono stati degli errori e quando fai degli errori o sei talmente bravo poi a riporci rimedio, e potevamo riuscirci comunque, non siamo stati bravi in questa occasione, al di là delle assenze, perché bisogna sempre considerare che è vero che il gruppo è ampio, è vero che sono in tanti, però quando ti vengono a mancare determinati elementi chiave, come Terzi, Galabino, lo stesso Maggiore è un giocatore importante, però a centrocampo insomma siamo abbastanza ben messi. Negli altri reparti ovviamente quando ti vengono a mancare giocatori chiave così, non dico che ti devi appigliare alle assenze, però insomma è ovvio che Terzi dietro dà una sicurezza al reparto diversa. Non per metterti in difficoltà, ma sul primo gol ti sei trovato in una posizione praticamente da tenere in gioco, è vero che è un tiro sbagliato, poi la palla va al loro attaccante che segna, come mai ti sei trovato in quella posizione? Cioè sei andato a chiudere su Gianni?
Perché Gianni era uscito sulla fascia. Sì, Nick è andato a contrasto con l'attaccante loro, la palla sono riuscito, cioè, comunque riuscito a sorpassarlo, io dovevo andare a chiudere sul cross. Quindi io poi, quando la palla è stata respinta, ho cercato di risalire il più velocemente possibile, ma non l'ho tenuto in gioco. Io l'ho rivista. Questa è un po' la disabitudine di lavorare con la linea difensiva, perché i difensori sono più rapidi forse. Ma no, ti dico che alla fine l'abbiamo rivista. Io potevo salire più velocemente, ma alla fine, anche secondo me, se scattavo, lo tenevo lo stesso in gioco. Quindi l'abbiamo analizzata già col mister questa situazione. Sì, comunque il tiro sbagliato ha portato a... Sì, sicuramente un gol casuale, non è che hanno fatto un'azione manovrata. Sì, magari potevo salire più velocemente, ma l'abbiamo rivista, non so se l'avrei comunque messo in fuorigioco. Sì, no, in effetti c'era tanto spazio, comunque di molto indietro. Al centrocampo invece, il voto al centrocampo, Enrico? No, dicevo appunto, i voti sono tutti due stelle, quindi un po' equilibrata tutta la squadra, nel senso che l'attacco non ha segnato, la difesa ha fatto qualche errore, il centrocampo magari non è riuscito come altre volte a contribuire in maniera positiva a quelle che sono le occasioni da gol, perché poi ovviamente i centrocampisti, anche se Bora nel primo tempo ha sfiorato un gol con un tiro al volo, ovviamente gli inserimenti dei centrocampisti sono quelli che poi a volte ti portano a creare anche scompiglio nella difesa dell'Ascoli. Dobbiamo tener conto che loro si sono messi subito a 3 nel secondo tempo in difesa, quindi hanno fatto una difesa a 5, ovviamente c'erano meno spazi. Okereke è stato bravo a segnare però sul filo del fuorigioco. Dovevamo essere più bravi probabilmente a sfruttare quei cross che sono arrivati ancora una volta nell'area di rigore, ma quando non hai un giocatore fisico come Galabinov là in mezzo, bisogna che siano le mezze ali che si buttano dentro, non tanto lui che magari è più deputato a cercare di far girare la palla e è in una posizione un po' più arretrata degli altri, quanti i suoi compagni di centrocampo a provare ad essere più incisivi in area di rigore, perché è lì che a volte si decidono le partite, anche su questi cross che soprattutto da sinistra, anche nell'occasione della partita con l'Ascoli, arrivavano. Allenatore? Un po' di più, due e mezzo. Allora, ci scrivono: la percentuale tra tiri e gol subiti è alta, al contrario noi per segnare dobbiamo creare tantissimo, e questo è fuori discussione, ce lo dice Mattia. Mentre si parla del problema trasferta, in 28 gare tra lo scorso campionato e questo campionato lo Spezia ne ha vinte solamente 4, quest'anno a Livorno, ce lo scrivono da casa. Quindi torniamo sempre a casa quasi sempre a mani vuote e speriamo di rifarsi già sabato con il Cosenza al picco. Ma andiamo a sentire le parole del direttore Angelozzi nella seconda parte della conferenza stampa, dove analizza un po' il momento in casa Aquilotta e parla anche di alcuni giocatori che secondo tanti tifosi non stanno rendendo appieno. Dovremmo fare qualche gol in più, quello è un po', diciamo, un ritardo nostro che bisogna lavorare sempre, perché io conosco solamente una possibilità, il lavoro. Se si lavora si migliora, se non si lavora non si migliora. Lavorando io sono convinto che possono fare, non dico che abbiamo un attaccante da 20 gol, però a doppia cifra ce ne abbiamo due che ci possono arrivare, uno è Galabino e uno è Okereke, che ci possono arrivare tranquillamente. Dal primo giorno penso che noi, sia io che la società e che il mister, non abbiamo mai promesso di dire spacchiamo il mondo. Ci manca qualche punto, però i punti sono importanti, però io penso che il più importante è la crescita del gruppo, la crescita della squadra che ha un gioco, che ha un progetto che sta portando avanti. Cioè, noi abbiamo cambiato tanti giocatori, abbiamo abbassato l'età, stanno giocando ragazzi che vengono dalla cantera, stanno giocando dei giocatori del 97, 98, 95, 94. Si sta cercando di creare una base, quello che abbiamo detto lo stiamo portando avanti. Non è che io gli dico state tranquilli, ci metto la faccia, qualsiasi cosa la responsabilità è mia. No, ma io ci metto la faccia. Io vi dico, io sono convinto che questa squadra
crescerà molto. Dove arriviamo non lo posso dire perché sarei un presuntuoso, però si sta creando una base importante. A gennaio ci saranno due rinforzi che sono in squadra, uno è Marti Ellerich che si aggregherà e l'altro è Beppe Mastino che sta proseguendo il percorso di rientro, per cui sono due giocatori in più che non ci sono stati mai, per cui poi se il mister e tutti quanti capiamo che serve qualcosina per migliorare, ma in prospettiva, voglio dire in prospettiva, per migliorare questo percorso che noi andiamo a fare, lo facciamo. Parole chiare del direttore Angelozzi da casa, dicono complimenti a Ricci, hai un gran piede, prova a tirare di più, forza, con il Cosenza vogliamo 3 punti, non mi ricordo uno Spezia che crea così tanto in trasferta, possibilista questo nostro telespettatore, continuiamo così che siamo sulla strada giusta. Infatti se posso intervenire, tu hai fatto giustamente, loro dicono tantissime trasferte senza risultati, d'accordo, è vero, sono numeri, però scinderei un po'. Diciamo lo Spezia di quest'anno da quello degli altri anni, dell'anno scorso, diciamo in particolare l'anno scorso. Purtroppo lo Spezia di quest'anno secondo me sarebbe adatto a far tanti punti fuori casa. È una squadra che in trasferta gioca per vincere ma perde, quello è il paradosso. Purtroppo per un motivo o per l'altro c'è sempre qualcosa che va storto, magari ti segnano, come è successo ad Ascoli, 2 gol per tua ingenuità, perché insomma ci metti del tuo, anche se ripeto che abbiamo fatto un bel gol, tutto quello che vuoi, ma se tu non perdi palla in quell'occasione non lo fanno. Nello stesso tempo ci sono state partite in cui hai attaccato 90 minuti fuori casa e non hai segnato, o non hai segnato più di un gol che serviva, quindi purtroppo quando bisognerebbe mettersi nelle condizioni, ed è successo purtroppo solo a Livorno e anche a Verona, ma a Verona hanno pareggiato subito, cioè dovremmo provare ad andare in vantaggio noi fuori casa. Allora se tu vai in vantaggio la puoi gestire molto Livorno bene. È vero, gestito. No? Messio la palisse, cioè siamo tutti capaci a dire se andassimo in vantaggio sempre. Cioè, ma questo succede anche in casa, perché in casa abbiamo avuto difficoltà quando sono andati gli altri in vantaggio. Matteo, qual è stata la sfida in trasferta, dove al di là di Livorno, dove lo Spezia è stato più incisivo, ha giocato meglio? Ma diciamo che a me è piaciuta tanto quella di Salerno, cioè vedevo comunque, pure se eravamo in 10, non buttavamo mai la palla, cercavamo sempre di ragionare, di andare avanti e fare gol senza paura. A me è piaciuta tanto quella partita là, anche se poi anche là è arrivata una sconfitta. In questo momento dobbiamo crescere in trasferta perché ci mancano dei punti e dobbiamo capire che anche non possiamo permetterci neanche di mollare di testa 2 minuti perché alla fine possono essere fatali. Enrico, da casa ci scrivono Galabinov gigante dai muscoli di argilla. Angelozzi ha detto lo aspettiamo, andrà sicuramente in doppia cifra. Qualcosina si farà a gennaio per migliorare la squadra, senza parlare ancora di ruoli. Secondo te sarà davvero confermato sino alla fine questo giocatore? Oh, tanto per cominciare, tu mi fai tutte le volte questa domanda, adesso poi alla fine non so, o non ti rispondo più perché potrebbe essere che non ho detto rispondo. Che Angelozzi ha detto. No, ma scusa, lo aspettiamo. Allora, intanto abbiamo parlato di muscoli. Se uno prende un calcio nel polpaccio che gli viene un ematoma. Questo l'ha scritto un telespettatore. Sì, però è giusto spiegare, no? Perché un conto è se ti fai male, come è successo la volta precedente, è stato fuori 2 o 3 settimane, e poi c'era una settimana c'era la sosta e va bene, però era un problema muscolare, no? Piccolo problema, però era un problema muscolare. Stavolta ha preso un calcio, e quando tu prendi un calcio lì nel polpaccio, può succedere che ti faccia un versamento, situazioni particolari che uno dice... Forse era meglio un piccolo stiramentino quasi, no? A volte, perché non si sa quanto ci vuole adesso perché si riassorba il tutto, perché ovviamente non puoi andare a giocare, cioè, senti dolore, non riesci a giocare, il polpaccio è fondamentale per il calciatore. Quindi è giusto anche spiegarle le cose, perché sennò sembra che il calciatore se ne freghi che sia qua per... Cioè non prendo le difese di nessuno, perché le difese se le prende già lui da solo, soprattutto se ti viene davanti... Le difese se le prende da solo, ma al di là di questo, cioè, è giusto dire che è una situazione sfortunata.
al di là delle prestazioni che poi possono essere discusse quanto si vuole, no? Se giocasse con continuità e non facesse le partite che ci si aspetta tutti, è giusto metterlo dietro la lavagna. Ma visto che purtroppo quando ha segnato col Carpi si è fatto male, è stato fuori, ha risegnato quando è rientrato, ma poi ha avuto adesso, secondo me ha fatto due buone partite, perché col Benevento ha fatto una buona partita, secondo me, soprattutto nel secondo tempo, fatto vedere cosa possa essere utile lui, soprattutto anche come uomo squadra, e nel primo tempo con il Foggia, ne parlavamo prima, c'era un'espulsione, ha fatto una partita, secondo me, buona, e poi purtroppo è dovuto uscire per questa botta. Bisogna aspettare tutti, perché è giusto aspettarlo, perché è uno dei giocatori più importanti della squadra, ma non perché a gennaio si può pensare di cambiare attaccante. Perché per vincere servono i gol. Ma servono i gol per vincere. Soprattutto degli attaccanti. Ma servono i gol, appunto per quello che speriamo che rientri il prima possibile, perché è un giocatore che i gol li può fare, ma soprattutto è un giocatore che dà, può dare tanto alla squadra dal punto di vista di quello che è il gioco della squadra, e può far segnare anche gli altri. Io sono convinto di questo, e non è che dico delle fesserie, cioè basta che uno lo veda in campo. Poi al di là degli atteggiamenti, del modo che uno vorrebbe che giocasse, perché ognuno poi il giocatore lo prende un po' come vuole, no? Però ecco, non è un attaccante solo d'area di rigore come qualcuno forse pensava, perché poi i giocatori a volte non si conoscono così bene, no? Io sento gente dire io guardo solo lo Spezia, non guardo nessun altro. Poi quando vengono qui i giocatori sono tutti bravi a riconoscere il giocatore, quello lì, là faceva così, segnava 20 gol, qua non segna niente, ma guarda lì. Ma quello là, là faceva così, adesso qui se ne frega, cioè, e se non le guardi le partite, cosa viene a raccontarmi? Cioè, non da tutti, casa, Matteo, tutti, Matteo, però da casa, qualcuno che sì. Ne pensi del pubblico spezzino, l'emozione provata dopo il gol contro il Benevento? No, contro il Benevento è stata un po' una liberazione, perché ci tenevo a far gol, e poi sotto la curva è stato bello, è stata un po' una liberazione. E il pubblico caldo, che comunque ci segue sempre anche fuori casa, e niente, noi in questo momento vogliamo fargli felici e un po' risalire un po' la classifica, perché guardare la classifica un po' ci fa arrabbiare, e fa arrabbiare anche loro, che comunque ci stanno sempre sostenendo. Quindi lo Spezia che ha tutte le potenzialità per arrivare dentro la griglia playoff. Poi bisogna fare i punti, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche, essere anche un po' più concreti e cominciare a prendere punti. Che secondo me possiamo stare là dentro, per guardare comunque l'Ascoli che è in piena lotta ai playoff, che dentro ai playoff ci fa rabbia. Addirittura alcuni siti hanno rilanciato l'idea di Ceravolo e Sau per l'Ascoli oggi, mercato. Per acquisti loro? Sì. Non lo so, io non conosco le possibilità che ha l'Ascoli, Enrico, di rinforzare la squadra. Da casa per loro. Ci fanno notare che bastano che Ceravolo, che gioca titolare nel Parma, possa andare infatti a giocare. Comunque, Enrico, Ascoli, ma tutto è possibile. Da casa ci fanno notare che a Chiavari stanno festeggiando un risultato storico. Noi abbiamo anche tanti telespettatori che ci seguono da Chiavari. Spieghiamo cosa è successo, molti avevano visto la partita. Lentella ha vinto ai rigori contro il Genoa 3-3 dopo i supplementari, e poi la vittoria incredibile per la storia dell'Entella, che fa il campionato di Serie C, ai calci di rigore. Fatto sta che il Genoa ha esonerato Juric dopo l'ennesima figuraccia, al suo posto Prandelli per quanto riguarda la guida del Genoa. Fatto sta che Lentella davvero quest'anno, dopo Enrico la lunga diciamo così telenovela della mancata riammissione in Serie B, si sta togliendo soddisfazioni in questi recuperi e con questo risultato davvero davvero storico. Noi ricordiamo quando lo Spezia passò con la Roma all'Olimpico, per loro una cosa simile, anche perché si parla di un derby. No, cose importanti, sono sicuramente soddisfazioni. Quello che voglio dire è che onestamente l'unica veramente squadra che meritava forse di fare questo campionato di B era proprio Lentella, ecco. E poi tutto sommato, vedendo anche i risultati che stanno facendo in C ora, questo risultato che hanno fatto, credo che avesse anche la squadra tutto sommato per farla regolarmente la B. Quindi si giocava a 20 squadre con Lentella, credo che fosse così, almeno non veniva nemmeno fuori i discorsi di quanti ne facciamo retrocedere, quanti ne ripeschiamo, questo e quell'altro, si rimaneva come prima, la B rimaneva 20 squadre l'anno prossimo e via. Era anche la cosa più semplice. Adesso può darsi anche che facciano una retrocessione
una retrocessione in meno, benissimo, qualsiasi cosa. Però ecco, mi sento di dire che forse l'Entella meritava di farlo questo campionato, però complimenti comunque, perché ho visto la partita e ha fatto vedere di essere una squadra che sicuramente può già ritornare subito in B, quindi vincere il campionato Amarassi, di C. Anche se sappiamo tutti che vincere il campionato di C o arrivi primo e va bene, o se no altrimenti devi fare 265.000 playoff, ed è ovvio che non tutti riescano ad arrivare in fondo nelle condizioni per vincerlo, è un po' una lotteria dopo, però l'Entella ha la possibilità di arrivare in testa al proprio girone, anche se è un girone comunque difficile, con tante squadre buone, però secondo me ha tutte le possibilità per vincere il girone. Mentre da casa il tuo fans club, il Lazeretto, sapevi? È brutto anche come nome, no? Sapevi di avere un fans club? No, ma poi fans club il Lazeretto. Ma non poi so, non c'è proprio, cioè, non vabbè, c'è, peraltro è anche brutto proprio come nome, è brutto proprio. Ma chi è? Lazeretto dissente un po' sul discorso Galabino, criticano un pochino Galabino per quello che ha reso fino ad ora. I giocatori bisogna criticarli quando scendono in campo, non puoi criticarli da casa, dici vabbè non c'è, e quindi è colpa sua se non c'è. Cioè, questo ci proietta. Enrico, ci proiettiamo intanto alla sfida con il Cosenza, perché sabato si gioca alle 15, si torna a giocare alle 15 al sabato, andiamo a preparare le formazioni. Cosenza, squadra Matteo che è in forma, reduce da 2 vittorie, una nel derby con il Crotone e poi quella dello scorso turno. Una squadra che sembrava tra quelle in grossa difficoltà per la zona retrocessione, invece si sta riprendendo molto bene. Sì, abbiamo visto un po' gli ultimi risultati, si sono ripresi bene, hanno fatto questa vittoria nel derby. E sicuramente non sarà una partita facile, perché loro comunque ci terranno a venire a Spezia a fare punti, però noi dobbiamo fargli capire fin dal primo minuto che questa partita deve essere nostra. Loro, conosco anche dei giocatori, Mungo, Verna, sono tutti buoni giocatori. E alla fine del primo anno che fanno dopo gli anni in Serie C, quindi è normale all'inizio avere qualche problema, però si stanno riprendendo bene. Allora andiamo a sentire un po' questa canzoncina, regia, perché Enrico, sarà una partita speciale per Davide Cherecche, grande protagonista, eccola la canzoncina. Enrico, grande protagonista lo scorso anno, da gennaio a giugno, di questi playoff della formazione di Pierino Braglia, perché è stato tra i migliori della promozione. A proposito di playoff, in serie. Cosenza arrivò quinto nel girone C, poi tutta la trafila e la vittoria sorprendente con Braglia, vecchio Volpone, che comunque è un allenatore che per la Serie C ha vinto tantissimi campionati. Ma torniamo a Cherecche, sì. Partita speciale per lui, la sentirà tanto questa partita? Insomma, come tutti quelli che giocano una partita da ex, credo. Poi però giochi per la anche tua squadra. Anche Baez la sentirà la partita? Guarda, tantissimo, lui sono sicuro che, insomma, lui non è che abbia cose tanto positive da ricordarsi di qua. Sicuramente sta facendo meglio ora, anche perché gioca con continuità. Qui purtroppo, quando ha cominciato a giocare con continuità, ha fatto anche tanti errori. Torniamo Enrico a Cherecche. No, ma era giusto, perché anche lui è un ex, certo, quindi è giusto, certo, parlare anche di lui, ci mancherebbe. Un giocatore che in questo momento sta determinando, quindi è giusto tenerlo in considerazione, perché un conto sono i giocatori che fanno male, quando fanno bene è giusto dirlo. Se tu ti ricordi, io ci avevo puntato quell'anno, no? Poi purtroppo ho perso la scommessa. Okay. E va bene. Ma comunque a Cosenza gli hanno addirittura dedicato una canzone, vuol dire che ha lasciato un segno indelebile. Nei playoff ha segnato 2 gol, nei playoff è stato uno dei giocatori più determinanti, insieme a Baclé, lo stesso Tuttino. Cioè, giocatori che l'anno scorso hanno contribuito in maniera importante a portare il Cosenza in Serie B. Poi gli altri sono rimasti, lui ovviamente l'avrebbero anche rivoluto, poi però giustamente Gelozzi e Marino hanno fatto una considerazione che era giusto tenerlo qua, anche perché era cresciuto molto. Diciamo che Braglia, se dobbiamo dargli un merito a mister Braglia, è stato quello di averlo convinto a giocare, a delle possibilità che aveva di giocare da esterno, perché se noi ci ricordiamo bene, lui faceva il centravanti, lui ha fatto il centravanti nella primavera, quando le prime partite che era stato schierato nello Spezia faceva il centravanti.
E poi successivamente, se vi ricordate, Di Carlo ha provato a farlo giocare esterno, non c'è stato verso, non è riuscito a, sbagliava troppi palloni, non riusciva a immedesimarsi nel tipo di gioco che ora fa. Ora è riuscito dal punto di vista mentale, secondo me, a, a crescere, perché insomma d'altronde aveva 18, 19, 20 anni, quindi praticamente è stata, la sua è stata una crescita. C'è stato un anno che non ha quasi giocato perché aveva problemi in ginocchio, insomma tante situazioni che si sono accavallate. L'anno scorso giustamente secondo me è stata scelta la via di mandarlo a fare esperienza qualche mese, e è stata l'esperienza migliore che potesse fare, perché vincere un campionato porta sempre qualcosa di più, al di là del fatto che poi giochi con continuità, fai gol, cominci a sentirti più calciatore, perché insomma puoi partecipare magari alle vittorie dalla panchina, ma non ti senti calciatore come gli altri. Quindi secondo me a lui gli ha fatto molto bene. Ovviamente ora poi la cura Marino, di Natale, eccetera, eccetera, lo sta rendendo ancora più forte, perché ovviamente è un giocatore che ha solo espresso, secondo me, una buona parte, ma non ancora tutte quelle che sono le sue potenzialità. Se lui riesce a diventare più bravo in determinate situazioni, può giocare esterno, può giocare centravanti, può giocare in tutti i ruoli offensivi. E questo è un grande merito per un giocatore, perché come sappiamo la duttilità è anche sapersi mettere nei vari ruoli. Ora lo Spezia ha necessità che lui faccia il centravanti, perché Galabino non c'è, e secondo me ad Ascoli, andando tre volte davanti al portiere, ha fatto capire che il centravanti lo può fare e può far bene, perché non è facile in Serie B andare in una partita tre volte davanti al portiere. Quindi lui ci è riuscito ad andare con i movimenti giusti, con i passaggi giusti anche dei compagni, però quello che può essere una crescita ulteriore da parte sua. È ovvio che per lui sarà una partita speciale, però lui ora gioca per lo Spezia, credo farà al massimo ovviamente per lo Spezia, come tutti i calciatori. Poi se quando fa gol non esulta come se avesse segnato nella finale della Coppa dei Campioni, non è un problema. Le facciamo, cioè, una ragione. Faremo una ragione. Che impressione ti ha fatto che subito qua, quando l'hai conosciuto quest'anno già in ritiro, no, Matteo? No, secondo me ha tutto per fare bene, perché è velocissimo, quindi quando parte difficilmente lo prendono. E anche qualità tecniche, un gran tiro, perché ha fatto anche dei gol belli da fuori area. E quindi ha tutto per fare bene. Sì, mi ricordo anche quello con la Sampdoria nell'amichevole. E anche in allenamento si impegna sempre, è un bravissimo ragazzo, a parte l'ultima pettinatura che si è fatto, che non so se, sì, se quando, la vedremo sale, eh? Ieri, questa, non so se la vedremo con il Cosenza, okay. A parte quello, veramente mi ha fatto un'ottima impressione. Va bene, Enrico, andiamo a studiare il Cosenza di Braglia. Braglia, allenatore che legge benissimo le partite, soprattutto nel secondo tempo con i cambi, ha fatto tanti punti in questa maniera. Cosa dobbiamo temere, Enrico? Tanto per cominciare, il Cosenza ha iniziato un po', diciamo, da neopromossa, anche se non tutte le neopromosse iniziano così. A volte le neopromosse iniziano sprombattuto perché vengono ancora dalle vittorie dell'anno prima, e al di là del cambio di categoria non è un problema, soprattutto se hanno mantenuto l'organico abbastanza costante, come tutto sommato ha fatto il Cosenza, perché non è che abbia comprato tantissimi giocatori. Ovviamente la possibilità per queste squadre di partire subito forte c'è. Loro qualche problema all'inizio l'hanno avuto, probabilmente è stato un po' anche l'impatto con la categoria. Se ci ricordiamo bene, addirittura la prima partita non è stata giocata perché lo stadio non era a posto, il Verona ha vinto senza giocare, cioè insomma quando cominci così è un po' un handicap, perché sei arrabbiato, non ti hanno fatto giocare, ti hanno fatto perdere una partita a tavolino. Non è semplice, ecco, arrivare a un campionato, anche se mi si dirà non dovevano arrivare in quelle condizioni. Ovviamente noi non conosciamo la situazione di Cosenza, almeno per quanto riguarda quell'inizio campionato lì, e quindi noi facciamo solamente una considerazione di come può essere arrabbiata la squadra, ma anche quanto ti possa influire, e questo sicuramente è un po' influito. Poi nelle ultime partite, onestamente, le ultime due sono state due vittorie. La vittoria a Crotone, diciamo che è un po' il Crotone che ci sta mettendo nel suo, perché è una squadra che non riesce ancora a trovare quello che è il bandolo della matassa. Evidentemente la retrocessione a loro
per loro è stata veramente una botta non da poco. E io l'ho vista anche quella di partita, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, però tutto assommato alla fine Cosenza non ha demeritato, cioè la vittoria è stata, cioè ci stava, ecco, anche se alla fine forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. E poi hanno vinto all'ultimo minuto, agli ultimi minuti, la scorsa partita col Padova, dimostrando, anche se secondo me c'è stata un'espulsione per il Padova, che onestamente rigore e espulsione esageratissimi, perché insomma poi quando rimani in 10 nel secondo tempo così, poi rigore, ti pareggiano, negli ultimi minuti il Padova non è riuscito non è riuscito più, ultimamente è andato in grossa difficoltà anche per i 10 uomini, e il Cosenza ha vinto la partita alla fine. Questo ti fa capire come sia la squadra che comunque ci prova fino alla fine, una squadra che sta prendendo piano piano sta prendendo soprattutto la consapevolezza che ha giocatori che possono determinare. Andiamo allora a scoprire. E andiamo a vedere quelli che possono essere. Ovviamente c'è un centrocampo, secondo me, una difesa e un centrocampo che sono normali, non hanno niente di straordinario per la categoria, però sono giocatori che, diciamo così, possono... Adesso è andato via tutto. Comunque una squadra molto camaleontica che Enrico, poi vedremo nello specifico la probabile formazione di sabato, cambia spesso e volentieri modulo anche a gare in corso, questo significa quelle sono situazioni che ovviamente Braglia a seconda di quelle che sono magari di come si mettono le si parti. Adatta agli avversari, no? Sì, ad esempio io qua li ho schierati col 4-3-3, no? Che è un po' il modulo di, che di base un po' sì. Quello dell'anno scorso che ha vinto il campionato, certo, però adesso, ad esempio, nel finale di partita, per fare un esempio, partendo da qua, insomma, Perina in porta, Corsi, Dermacu, Ida e Legittimo sono i quattro difensori, diciamo, e poi Bruccini, che è spezzino, insomma, lo conosciamo, è stato dello Spezia fino a una certa età, poi è stato lasciato libero, diciamo, di accasarsi, e ha continuato a girare per la Serie C, fino a che non è approdata a Cosenza, vincendo il campionato appunto col Cosenza l'anno scorso. Quindi Mungo e Garritano. Ecco, Garritano è un giocatore particolare, perché Garritano ha fatto anche spesso anche l'esterno d'attacco, quindi adesso si sta adattando a fare la mezzala, ma con propensione offensiva, ed è stato il giocatore che ha fatto il gol vittoria. E poi davanti appunto Baez da una parte, Baclé, che fa un po' la punta centrale, e Tuttino dalla parte opposta. Quindi, che spesso e volentieri però Maniero, si butta in area a fare l'altro attaccante. Maniero non parte titolare? Non lo so, potrebbe essere che parta Maniero, Baclé, bisogna vedere, potrebbe partire Maniero, potrebbe partire... Adesso le varianti, ovviamente, io non lo so perché non sono nella testa di Braglia, però per il campo esterno potrebbe esserci più Baclé che Maniero, non lo so, non so nemmeno... sinceramente se partirà con questo modulo o se magari vedendo lo Spezia partirà con un modulo diverso, anche se in realtà si parte un po' a specchio così, quindi magari lui preferirà partire a specchio, non lo so, però sinceramente io ho previsto un 4-3-3 nel quale appunto stavo per dire le varianti: al posto di Barchese c'è Maniero, che è un attaccante che comunque di gol ne fa, potrebbe partire lui dall'inizio, poi c'è il discorso di Baez, ripeto, che è migliorato, o almeno migliorato, nel senso che rispetto a quando era qui, anche l'anno scorso a Pescara ha fatto poco, però quest'anno sta giocando con più continuità e sta prendendo un pochino di gamba, ed è sinceramente un giocatore che comunque ha dribbling, ha un bel tiro e tutto, e sta soprattutto facendo un po' anche l'uomo assist. E poi c'è questo Tuttino, che è un giocatore che sicuramente che tecnicamente è importante, perché ha la tecnica, forse a volte cede, porta palla, gli piace anche scartare, soprattutto quando va a prendere la palla sulla tre quarti, quindi bisogna stare attenti anche perché ti leva la palla, quindi ti costringe magari a volte al fallo, che può essere un fallo anche pericoloso, perché magari sei già sotto, c'è già una munizione, roba del genere, quindi bisogna stare attenti, perché sono giocatori che magari riescono anche a metterti un po' di nervosismo perché provano sempre a scartarti, eccetera. E al di là di questo, un giocatore quando si butta in area di rigore segna, fa anche gol, quindi insomma credo che dal punto di vista offensivo loro siano temibili. Poi ripeto, che giochi Maniero, Baclé, uno dei due, è quello che è importante, che è una squadra che va tenuta in considerazione soprattutto quando riparte. È ovvio però che, e qui vengo
ha la possibilità, ecco, se dovesse cambiare qualcosa il mister, magari un altro, se venisse a fare una partita diversa, non lo so. Se giocano così sarà una partita aperta, cioè non si vedrà un Cosenza, anche perché adesso ultimamente hanno migliorato anche un po' la classifica, quindi secondo me se la giocano di più anche dal punto di vista anche in campo di quello che mettono sul campo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Matteo, se il mister vi ha detto qualcosa di diverso da quello che vi ho detto io nella preparazione della partita. So che normalmente durante la partita, durante gli allenamenti fate qualche prova rispetto ovviamente anche agli avversari, quindi quando fate le partitelle schiera gli altri con lo stesso modulo, li ha messi con questo modulo oppure? Adesso non entro nei dettagli, però abbiamo provato due varianti. Sei in metà campo, che te frega. No, abbiamo provato due varianti di quello che possono fare, una è questa, l'altra è un altro modulo che hanno 4-2-3-1 fatto. 4-2-3-1 magari, sì. Esatto, perché Garitano può andare sulla fascia, fare 4, oppure può andare a fare addirittura il tre quarti, fanno un 4-2-3-1. Ha giocato anche a tre dietro. Di Garitano da dietro, bisogna stare attenti anche a quelli, come ricordavo. Quindi, insomma, questo è un po' il discorso. In attesa dello Spezia, Matteo, prima di Salerno hai giocato a Perugia e prima ancora eri a Pisa, allenato da Gennaro Gattuso. Avete vinto il campionato di Serie C1. Come quando lo hai modo di vedere la televisione, no? Questi punti allenare il Milan, come lo vedi? Uguale a come quando vi allenava in Serie C col Pisa, cambiato? Lo vedo uguale, forse un po' si sta contenendo, perché a Pisa faceva anche di peggio. Però un ricordiamo po' si sta... una sua fuga a metà campo nel derby con la Carrarese, dove l'arbitro non ebbe il coraggio di espellerlo, nonostante il regolamento dice che devi essere buttato fuori, non lo butto fuori. No, il mister quell'anno per noi fu veramente fondamentale, perché ci trasmetteva veramente tanto, e poi quando ci fu la finale dei playoff a Foggia fu determinante, perché in un ambiente caldissimo come quello lui veramente fu determinante per noi. Come l'aveva preparata, come poi, vabbè, poi quello che è successo anche quella partita della bottiglietta in testa che hanno lanciato al mister, c'è stata un po' di risse anche con De Zerbi. Matteo, si parla tanto comunque delle sue doti di motivatore, comunque anche come allenatore, ma al di là di questo aspetto che lo si conosceva anche da giocatore, che cos'è che comunque aveva di importante già ai tempi della Serie C che poi gli ha permesso di allenare anche il Milan in Serie A? Ma io ti dico che lui sì, molto spesso passa per grande motivatore, però non è solo quello, perché alla fine noi tatticamente veramente sapevamo quello che dovevamo fare sempre a memoria, conosciamo a memoria i nostri avversari e lui piaceva anche giocare a pallone, gli piaceva anche il giocatore tecnico, quindi non è solo un grande motivatore, ma anche capisce veramente tanto anche di calcio. Sei rimasto in contatto ogni tanto? Sì, ogni tanto ci sentiamo, sì. Adesso non c'è stato modo ancora di rivederci, però per me è stato un allenatore importante. Enrico, dopo questa parentesi, andiamo a vedere lo Spezia anti-Cosenza. Oh, abbiamo grafica nuova. Facciamoli vedere un po' meglio. Così bene, almeno. Enrico, bravo. Facciamoli vedere un po'. Ti sei superato. No, vabbè, questa la sto usando dalla settimana scorsa anche per il mio sito, perché mi piace di più anche far vedere, insomma, al di là dei nomi, un po' quelli che sono i giocatori. Ovviamente bene, ringrazio il sito ufficiale per le testine. Te le hanno concesse, dai. No, anche ringraziamo anche, a proposito, visto che vedetele spesso e volentieri, facciamo vedere le foto che girano per comodità della regia, ma anche perché è giusto, prendiamo dal sito ufficiale dello Spezia Calcio le foto di Alberto Andreani, che salutiamo peraltro. Sempre presente sempre dietro presente, alle acque. Molto... Come salutiamo anche Patrizio Moretti, Ezio Tassone, Stefano Stradini, i nostri quelli che sono i fotografi, insomma, delle nostre testate, che sono sempre al picco tutte le settimane. Dalle testate alle testine. Ecco, dalle testate alle testine. Vai. Passiamo con la difesa che potrebbe esserci, con Terzi che dovrebbe rientrare al suo posto e il dubbio che rimane, De Col, Vignali sulla fascia destra. Ultimamente ha sempre giocato Vignali, quindi se il mister insiste a giocare, a far giocare qualcuno, è giusto che
si dia fiducia a quello che decide il mister, al di là delle caratteristiche di uno e dell'altro. No, questi punti sarebbe di mezza bocciatura, come titolare, cioè a vederlo così, cioè, De Col parte come titolare, non lo so, vederlo che, quattro partite fuori. Che queste decisioni qua a volte vengono prese per tanti motivi, quindi ti voglio stuzzicare troppo, no, però non posso andare a sindacare di come mai gioca uno rispetto a quell'altro. L'unica cosa che posso dire è che salta all'occhio che un giocatore che ha sempre giocato quasi tutte le partite sia da quattro partite che non gioca stando bene in teoria, poi se sta male e non ce lo dicono non lo sappiamo. Ok, va bene. Però non farmi dire altro perché non so altro, cioè, non è che posso inventarmi lo chiederemo, le cose. Lo chiederemo, se vuoi mi invento le cose, no, ma non mi piacerebbe nemmeno farlo. Andiamo al centrocampo, Ricci, eccolo lì che spunta. Ricci c'è, per forza, bene. Come facciamo a non mettere in campo Ricci che poi dopo è qua? Scusa, No, vabbè. La difesa, a parte gli scherzi, il mister potrebbe a centrocampo confermare il centrocampo che ha giocato e fatto tutto sommato bene, anche Mora, dobbiamo riconoscerlo, nonostante fosse tante settimane che non veniva impiegato dall'inizio, ha fatto una buona partita. Bartolomei è rientrato, c'è nuovamente a disposizione, probabilmente Maggiore, ci sono anche altri centrocampisti, perché il loro reparto è quello che ha più risorse a disposizione, dobbiamo dirlo, e anche meno infortuni fino a questo momento, a parte purtroppo quello che sta colpendo Crimi, che ahimè era in un periodo di forma ottimale, ci dispiace veramente che non possa essere in campo, ma sono in tanti a centrocampo, quindi si può anche ruotare. Per me potrebbe ripartire così per premiare anche il centrocampo che tutto sommato ha fatto bene, però ripeto, tornando a disposizione Maggiore bisogna vedere cosa deciderà l'allenatore. È davanti che siamo più limitati, quindi hai voglia di girarla, la frittata, insomma, poi alla fine le scelte sono o questa, quindi Okereke centravanti con Giasi e Pierini sugli esterni, o ovviamente le opzioni poi di quelli che rimangono fuori, c'è Gudjonsen, poi c'è Mastinu che ancora sta cercando piano piano di riprendere la forma migliore, noi speriamo tutti che la riprenda al più presto, perché è un giocatore che può dare non solo un aiuto tecnico a questa squadra, ma anche, secondo me, un buon numero di gol, perché è un giocatore che l'anno scorso, quando ha giocato trequartista, ha fatto bene. Purtroppo anche per lui l'infortunio a inizio girone di ritorno lo ha messo KO e non l'abbiamo più visto. Ci dispiace, perché è un ragazzo che poteva migliorare ulteriormente. E che secondo me è seria. E sicuramente, questo non lo mettiamo assolutamente in dubbio, e che soprattutto partendo dall'esterno, su quella fascia destra può col suo sinistro mettere in difficoltà chiunque. Bene Enrico, andiamo ora alla schedina di Spezia Confidential per i pronostici del turno che inizierà domani con l'anticipo per quanto riguarda lo Spezia, la sfida interna col Cosenza, poi si andrà in trasferta a Perugia sabato prossimo sempre alle 15. Nel turno precedente il club di Romita ha ottenuto due punti, due soli pronostici azzeccati. La 15ª giornata del campionato, i pronostici sono del mitico Giulio Zanchetta, presidente del club Bragazzi. Benevento Verona 1x, Cremonese Cittadella 1, Lecce Perugia 1, Livorno Foggia x2, Padova Palermo 2, Pescara Carpi 1, Salernitana Brescia 1, Spezia Cosenza 1 e Venezia Ascoli 1. Quindi predilige le formazioni di casa. Una domanda per Matteo, vai Enrico. C'è un po' di competizione con tuo fratello, cioè nel senso ti sei sempre sentito magari un po' indietro rispetto a lui che era un po' più avanti come campionati, ora giocate però in B tutte e due, quindi però in questo momento siete pari, no? Poi bisogna vedere il proseguo della vostra carriera, diciamo che lui forse ci aspettavamo che, io personalmente mi aspettavo che forse rimanesse in Serie A, perché l'avevo visto molto bene col Crotone l'anno di B, che aveva vinto, poi di nuovo anche a Crotone l'anno dopo. No, sì, lui fece benissimo quell'anno a Crotone, poi andò a Sassuolo, giocò tutto sommato tante partite anche in Europa League, però poi anche lui ha avuto anche dei problemi fisici, ha avuto un po' di pubalgia, si è un po' stoppato, adesso è ripartito qua
da Benevento. Io con lui ho avuto sempre sì, rivalità, però alla fine nel senso un po' di invidia, gemelli come fanno a essere rivali, un po' di invidia nel vederlo giocare allo Juventus Stadium, di vederlo giocare certi palcoscenici c'è, però alla fine sono contento per ogni sua gioia e lui è contento per me quando mi tolgo delle soddisfazioni. In futuro vedremo magari dove arriviamo tutti e due, sarebbe bello comunque andare anch'io a giocare queste partite qua che ha giocato lui, anche in Europa League. C'è tempo per farlo. Matteo, nella Roma giocavate insieme? Sì, abbiamo fatto tutto il settore giovanile. Da piccoli giocavamo tutti e due in attacco, una fascia e una all'altra, perché giocavamo per gli allenatori di capire uno e uno è destro. Mi mettevate un fiocco diverso, qualcosa. No, uno è mancino e l'altro è destro. Quindi quello sì, però sai. È vero, quello sì, è vero. Questa è una cosa interessante, è vero, siete di piede diverso. Però nello stesso tempo, quando siete in campo, è difficile. Beh, certo. Quindi a Roma giocavate insieme, anche sì, primavera. Sì. In primavera lui giocava un po' meno, giocavo di più, però sì, abbiamo sempre giocato insieme negli stessi gruppi. Vedi, lì giocava di più. Sì, ci siamo sempre un po' alternati, sono stati anni in cui andava più forte lui, altri dove andavo più forte io. E dagli allenatori, dai. Sì, ci siamo sempre un po'. Magari c'è una riserva più brava in un ruolo, cioè lui fa la riserva di uno. Comunque no, secondo me, a parte gli scherzi, tu hai tutte le possibilità di crescere ancora molto, perché alla tua età si può ancora migliorare, credo. Quindi credo che lo Spezia ti ha dato ottima fiducia, perché c'è in questo triennale, quindi speriamo di vederti tanto qua e speriamo magari, chi lo sa, di fare questo viaggio insieme. Noi lo aspettiamo da tanti anni, anche se non c'è ossessione, quest'anno poi ancora meno, quindi non mettiamo pressioni di nessun tipo, è giusto, come dice Angelozzi, tre anni pensare che questo è un anno di partenza di un nuovo progetto, quindi nessuno si aspetta subito il grande risultato, però insomma chi lo sa che nel corso di questi anni non possiamo anche noi poi migliorare di anno in anno e magari andare insieme in Serie A. Certo, ce lo auguriamo tutti. Ti ringraziamo Matteo per essere stato in nostra compagnia, grazie in bocca al lupo a partire da sabato con il Cosenza. A Crimi li avevamo portato bene perché aveva segnato ma li hanno annullato. Sì, su calcio d'angolo proprio mio, mi sa. Se segnerai sabato ci dovrai portare una maglietta qui a Teleliguria, te lo diciamo. Lui il naso rosso, te ti chiediamo la maglietta perché non hai esultanze particolari, ci stai? Ok. Benissimo, grazie Enrico Lazzari. Grazie a voi, arrivederci. Forte, poi te l'aveva portata la maglietta. Sì. Niente. Male. È colpa del responsabile della comunicazione, come al solito. No, ringraziamo anche lui. Inverta tutte le magliette di tutti. Ringraziamo anche lui per la grande collaborazione di quest'anno. Ci ritroviamo lunedì per Proviamoci a lunedì, giovedì sempre insieme Voglia di Spezia, poi ci sarà la trasferta di Perugia. Arrivederci a tutti.